Ciao, benvenute alla sbandata del mese di dicembre. Ovviamente non avrete minimamente intuito che si tratta della sbandata del mese di dicembre. Qua c'è un giramento di palle di Natale, e ci sono alberelli, ci sono cose fantastiche, gadget da ergastolo, ma veramente da ergastolo. Allora, sbandata del mese di dicembre. Con la mia amatissima comare Mi Spendi 09, donna dalle multi identità, come Lorellona Nazionale, come Lillona Gruber, come 00 Penny, insomma, una donna così che sa sempre stupirvi e affascinarvi. Non sono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, anche se potrebbe sembrare, e procedo subito con l'argomento della sbandata, ovvero i trucchi che a noi fanno tanto Natale. Allora, sappiate subito che a me i colori che fanno tanto Natale sono il grigio, sono labbra rigorosamente rosse, sono verde, sono colori doratini, comunque basi sugli occhi chiare. Se sentite dei rumori molesti è perché c'è la ragazzina a quattro zampe che sta rosicchiando un ossobuco da giorni e giorni e giorni. A volte gioca, credo a calcio, con questo ossobuco facendolo rotolare da un piano all'altro della casa. Ecco, vedete? Neanche gliel'avessi chiesto di riprodurlo. Ecco, detto ciò, allora, da che cosa parto? Parto dagli smalti. Allora, ho due smalti, portate pazienza, ma lei mi fa sempre compagnia, mia fortuna. Due rossi, un rosso molto acceso che è il Pirat, che a me piace moltissimo e che ha anche un rossetto dello stesso colore. Un rosso cupo con riflessi cupi che è il Malis, che io amo moltissimo e che peraltro a me fa tanto Natale, forse anche perché è uscito a Natale. Così come nel periodo di Natale è uscito questo smalto di Dior che si chiama Diva, nero con riflessi dorati, che mi piace tanto, tantissimo. Oppure ancora dei nuovi arrivati come questi due smalti di Kiko del set da 8 smalti che era in vendita, è uscito qualche settimana fa e a me sono stati regalati. Quindi questo grigio e questo verde di questi set Sugar Matte di Kiko molto molto carini. Oppure questo bellissimo Golden Blue di Minai che mi è stato regalato da Esa, una donna meravigliosa, fantastica, nonché la nostra amica Esa. Grazie Esa, un bacio. Detto ciò, torno in borghese, torno, mi mostro in borghese. Allora, smalti, ne abbiamo parlato. Blush, i blush devono essere chiari. Come blush chiari io userò o il 30 Secret It Girl di Essence, è un blush direi un'albicocca, molto molto chiaro, che a me piace tanto. Il Flourish di Bare Mineral, questo nel caso si volesse avere un po' più di luminosità, perché questo purtroppo io non riuscirò a farvelo vedere, ma è un blush di un colore molto chiaro che però è appunto luminoso rispetto agli altri. Oppure ancora, se vogliamo andare sul moderno e sulle nuove uscite, grazie Nikita per quello che stai facendo, sei veramente carinissima. Il Classic di Nabla, che è appunto un blush, perché a me è matte, di un colore che è un blush in crema di un colore molto 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 naturale quando viene spalmato sulle guance. È molto bello questo blush. Poi, dicevo, labbra rosse. Allora, come rossetti rossi ve ne faccio vedere quattro, ma veramente sono in rappresentanza. Un rosso un po' più cupo come il Viva Glam 1 di MAC, questo che non è molto lucido. Poi un altro rossetto, questa volta naturale, che è un rosso aranciato più chiaro, che è questo qui di Zao, anche questo ve l'ho già fatto vedere, ed è il numero 465, questo qua. Poi ancora un altro bio, naturalmente, il Red Matte, ve li ho fatti vedere tutti abbastanza di recente.
faccio qui sopra, questo qui molto luminoso, molto luminoso. In ultimo lo 09, celeberrimo Kate Moss Rimmel, che invece è un rosso diverso, totalmente diverso dagli altri, perché è super mega ultra ciliegioso, ma è fantastico, veramente un gran rosso. Come matite da abbinare, a seconda della rossitudine del rossetto, si può usare un super rossissimo come questo teatro del pastello di neve, oppure due matite molto più cupe come la Amaranth e la Rouge Noir di Chanel, che vedete qui. Come vedete io mischio molto, però qualcosa devo pure smaltire di non bio, perché altrimenti qui si parla di patrimoni investiti per niente. Poi occhi, allora io alterno tra o un trucco molto chiaro con una riga di eyeliner nera interessante, oppure qualcosa di un colore freddo, comunque dei colori freddi, oppure verdi, verdi bronzati, dorati. Allora, come punto luce sicuramente un prodotto come questo, che è il Fantasme di Chanel, che è questo bianco perlato che vi fa modello lampadario, quindi bisogna metterne assolutamente poco ed è cremoso. Per rimanere sul cremoso e andare su un colore bronzato, c'è sempre di Chanel L'Apparence, chissà come si chiama, che invece è appunto, come vi dicevo, un colore bronzato. Ecco, questo è un colore che già da solo va benissimo. Per rimanere nel bronzato, anche se non sono ombretti, ci sarebbero anche due primer. Uno è il Sin di UD e l'altro è il Brightening di Bare Mineral. Questi due primer, che sono assolutamente dorati, vanno bene anche da soli. Allora, facciamo così, vi faccio vedere un attimo. Ne ho messo un quintale, molto bene. Vanno bene da soli, cioè questi qui da soli vi danno una luminosità incredibile che rimane così assolutamente per tutto il giorno, e con una riga di eyeliner nero stanno benissimo. Dipende anche un po' dalla voglia che si ha e dal tempo che si ha di aggiungere colori sopra. Sempre per rimanere sul chiaro, questo ombretto Brown Pearl di Naturalmente, questo qui anche da solo va benissimo, lo avevo in uno dei video che ho fatto di recente, vi è molto piaciuto, è veramente molto bello perché è luminoso. Oppure colori freddi come questi due grigi, questo grigio perlato e questo grigio scuro, al di là del brand, voi guardate i colori che a me piacciono particolarmente, non so se dipenda dal fatto che effettivamente io ho un sottotono freddo in viso, ho gli occhi di un azzurro freddo e ho questi capelli scuri con questa pelle molto chiara che comunque, insomma, non so perché io spesso mi vedo meglio con i colori freddi. Oppure invece, per cambiare totalmente genere, un verde come questo, che è l'Emerald Lamé di L'Oreal, che peraltro mi è stato regalato giusto appunto da 00 Penny, è un verde tutto tempestato di luminosità pearlescenza, fantastico, veramente bellissimo, e questo già da solo fa arredamento. Oppure ancora due ombretti come questi, per rimanere nel tema di ciò che è in voga in questo momento, ovvero questo sopra extra virgin, questo sotto glitz. Inutile che io vi faccia gli swatch di questi due ombretti, perché in questo momento il web impazza di video su questo brand, che si chiama appunto Nabla. E ho ancora un colore come questo, che è retro, ed è anche questo un verde con riflessi dorati retro della palette Intensissimi di Neve Cosmetics. Questo qui è veramente molto 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 bello.
Sugli occhi io vedo bene, su un mascara nero classico, un top coat come questo è di Lancôme, che vi dà un finish metallico, e in questo caso il colore è grigio, si vede quando viene applicato sulle ciglia ed è un po' più festaiolo, un po' più allegro. E invece per finire sugli occhi, delle matite che di nuovo sono praticamente quasi tutte verdi, c'è questo verde cupo di Bottega Verde, oppure Mystery, un verde un pelino più pearlescente, non è vero, di MAC, questa matita qui. Comunque sempre verde, sempre verde Clinique di Urban Decay 24/7, e questa per rimanere nella modalità festaiola on, questa qui, e questo verde bellissimo, 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 oppure più sobrio Caramello Bronze di Neve Cosmetics pastello, questa qui a me piace molto, secondo me dà una luminosità che molte matite non hanno e non danno. Ok? Questo è. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto quello che mi ero prefissata di mostrarvi. Niente, questi sono i colori che a me fanno tanto Natale, che sicuramente utilizzerò in questi giorni di festa. Come vi preannunciavo, i gadget non finiscono mai e con questo ornamento, mi metto un po' più in qua, io vi saluto, ne approfitto per augurarvi buone feste, per salutarvi, per mandare un bacio enorme alla mia amichetta Simona, con cui faccio felicemente e serenamente questa collaborazione ormai da un anno. A gennaio compirà un anno questa collaborazione, chissà che non ci siano delle sorprese. Niente, vi saluto, un bacio alle nuove iscritte, un bacio alle vecchie iscritte. C'è Nikita qui con me. Eccola qua che mi rosicchia l'osso addosso. Insomma, baci a tutte e ci vediamo alla prossima sbandata, che sarà nel 2014. Che dire? Buon Natale, buone feste, non mangiate troppo, divertitevi, giocate a tombola, fate quello che vi pare, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!